Passiamo, corriamo. Premio Gerardo Dicola e io invito sul palco il professor. Dici tu? Gerardo Dicola. Se n'ha detto. Professore, un altro amico del nostro festival, un grande amico di Davide, del nostro festival, un'altra persona che promuove, divulga, storico, sostiene del doppiaggio. Storico del doppiaggio. Professor Dicola. Biografo del doppiaggio italiano. Eccoci qua. Professore. Non si intimidisca. Microfono al professore. Allora, dimmi tutto. Ci dica lei, il premio è intestato a lei, lo sceglie lei, lo dà lei, ecco, fa tutto no. Lei. Pensavo di dover parlare di Lidia Simonetti. No, quello dopo. Vabbè. Date una scaletta al professore. Questa sera ho quella idea in testa, per cui va bene. Allora, prima c'è il premio che ha assegnato lei. Sì, vabbè. Gli annuncia lei? Che avete inteso dedicare a me, io quest'anno lo voglio dare a Pino Colizzi e Rita Savagnone. Pino Colizzi e Rita Savagnone. Rita non c'è, ritira per lei Rossella Acerbo. Rita Savagnone non è con noi, ha avuto un piccolo incidente e il premio sarà ritirato da Rossella Acerbo. Stanno salendo tutti e due, professore. Ah, c'è. Sì, sì, sì. Eccoci qua. Aspetta, mamma, no? Sono fresco di caduta. Sì, Pino ha subito ieri un colpo duro al ginocchio, però ha voluto essere presente ugualmente questa sera. Grazie. Prego, Pino. Che? Pino, allora, ci puoi dire qualcosa della tua carriera? No, io vi dico qualche cosa del mio arrivo qui. Con la persona che mi accompagna, con l'autista, e arrivo qui vicino a questa via difficilissima e non capiamo dov'è e ci fermiamo e una macchina si ferma vicino a noi e un signore chiede all'autista dov'è il teatro e l'autista si gira a me e dice: ma chi era? Clint Eastwood. Perché eri tu che hai chiesto l'informazione e naturalmente non m'hai riconosciuto. Io ero l'altro, non quello che è sceso. Ma no, perché lui dice che adesso lascia il doppiaggio, non ho capito perché ha un anno prima di quell'anno fatidico dal quale poi, nel quale, dopo il quale non si hanno più auguri ma avvisi di garanzia. E basta metterlo invece che verticale orizzontale, che significa infinito, però io vi posso assicurare che conosco Michele da tanto tempo, Michele non si è rincoglionito proprio per niente, ve l'assicuro, è sempre stato così. E niente, io non ho preparato niente, avrei dovuto portare la chitarra anch'io, la poesia, niente, proprio niente. Però sono venuto. Sì, grazie. Sono venuto con un ginocchio ammaccato da ieri, ecco perché ancora non ho capito qual è la gamba che devo appoggiare prima. Mentre invece io dovrò seguire molto lo spettacolo di Angelo Maggi, che ogni volta che lo vedo mi si stringe il cuore dall'emozione. Mi dispiace che non c'è Rita. Perché non c'è? Rita ha avuto un piccolo incidente 2 ore fa. Mazza, tutti hanno avuto un incidente oggi, è una cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Perché Rita e io abbiamo avuto veramente un grande amore, grandissimo, che ci continua ancora e dal quale abbiamo ereditato
solo una cosa, il pessimo carattere, tutte e due. Questo signore, che alcuni, Luciano se lo ricorda, e se lo ricordano ai più, come si dice, i meno, vabbè, insomma, se lo ricordano i meno giovani, ecco, era Ettore Giannini. E io ogni volta che vedo Angelo Maggi mi si stringe il cuore, perché potrebbe essere lui. Naturalmente meno mobile, non avrebbe mai fatto uno spettacolo sul doppiaggio. C'era allora, all'epoca, uno spettacolo radiofonico che si chiamava Buona la prima, e lui lo odiava questa cosa. E Rita e io abbiamo avuto questo grande amore per Ettore Giannini, al punto che quando Giannini andò via e arrivò il terzo padrino, nessuno di noi due ha voluto doppiarlo come direttore. E poi sono grato a Angelo per questo mestiere, perché mi ricordo da ragazzino, quando andavo nelle sale di doppiaggio per capire com'era, perché veramente era, intanto, cioè da piccolo, molto piccolo, credevo che proprio ci fossero gli attori dietro, che non credevo che fosse una proiezione. Dopo pensavo che fossero proprio loro che parlavano americano, eccetera. Poi piano piano entrai per vedere com'era e feci le prime cose. Diceva: fai questo, di questo, di questo, di questo, oggi, domani, domani. Mi ci sono trovato, come dice Calamera giustamente, 55 anni lì dentro, a fare cose che non ho mai saputo come venivano fatte. E in tutto questo io sono grato a una persona straordinaria, grande per quanto è piccolo, cioè è piccolo quanto, per quanto è grande. Grazie. Tu l'hai detto. Ah, ecco, tu. Non l'ho detto. Perché non parlavo di te? No, voglio dire, Gerardo è veramente... abbiamo sentito atti di fede in questo momento, atti di amore. Beh, Gerardo è quello che ci ama più di tutti, dal primo all'ultimo. Grazie, grazie più. Io ho sentito Gerardo parlare bene perfino di Michele Calamera. Michele Calamera sta a Clint Eastwood come Pino Colizzi sta a Gesù di Zeffirelli. And like he sent me, now I send you. Allora, già fatto due. Pino? No, io li voglio tutti e due. No, questo... Rita si è raccomandata. Io invece... Vai con la targhetta? È giusta la targhetta? C'è da qualche parte? Qua c'è? Qui c'è? No, qui no. Giriamo. Eccolo qua. Eccolo. Oh, giusto, perfetto. Ok? Perfetto. Io ringrazio da parte di Rita, che è stata in tutti i sensi, come Pino e come molte persone che vedo in questa sala, la mia maestra. Io però con Rita ho un ricordo particolare. Io ho iniziato a 5 anni e mezzo con un film che si chiamava Mommy Dears, Mammina Cara, diretta da Renato Izzo, e lei era la mia mamma, era la biografia di Joan Crawford, dove questa mamma cattivissima picchiava questa bambina, e scene drammatiche, veramente un bel film. E io mi ricordo mi ricordo la pazienza di Rita, perché io non sapevo leggere e quindi dovevo imparare a memoria le battute che dovevo dire, e da lì è nato un amore che tuttora ci unisce, anche adesso che lei si è trasferita a Viterbo, e tuttora che adesso ho l'onore di dirigere, perché poi è questa la cosa bella di questo lavoro, che da bambina che stavo sulla sedia con lei accanto intimorita, e ogni volta che sbagliavo avevo paura che si arrabbiasse eccetera, adesso ho l'onore di poterle dire: Rita, scusa, me la puoi fare? No, fa come te pare, tanto fa sempre come gli pare. Senti, ma
Quando sulle strade c'è scritto direzione vietata, che vuol dire? Che è vietata la direzione, ma dovrebbe essere vietata a volte. Allora, io so che è impossibile racchiudere in una clip le carriere di Pino Colizzi e di Rita Savagnone, è come mettere me e Davide in una taglia XS, però ci proviamo a farvi vedere qualcosina, quindi lasciamo spazio allo schermo e vediamo una clip per Pino Colizzi e Rita Savagnone. Prego, professore. Allora, scusate un attimo, ma avete visto Claudia Cardinale doppiata da Rita Savagnone? Questo è il giorno della civetta di Damiano Damiani. L'attore, il protagonista, era Franco Nero, doppiato da un signore che sarà premiato dopo, Sergio Graziani. Questi due attori... No. Questi due attori hanno preso il David di Donatello. Qualche anno fa qualcuno ha parlato di attori dimezzati, di voi attori. Ebbene, quegli attori hanno preso un David intero, pur essendo stati doppiati, quindi avrebbero dovuto prendere metà David di Donatello. No, giusto per mettere un po' di sale. Ah, ok. Scatta anche la polemica. E volevate aggiungere qualcosa? Davide? No. Io ho detto tutto. No, loro fra tutti questi grandi mi sento troppo, è l'unico modo in cui mi posso sentire piccolo. Grandi. Avete, c'è una cosa che voi non sapete, sia Rita Savagnone che io abbiamo una cosa in comune, non siamo mai stati voci da pubblicità, ma non perché non abbiamo voluto farla, lasciamo perdere se l'avremmo fatta o non l'avremmo fatta, proprio non ci hanno mai voluto come voci di pubblicità. Un altro sei tu. E queste per noi, questa per noi è stata una qualità. Ma io sto parlando a tante voci di pubblicità, tra le quali c'è una delle più belle cose che io ho fatto nel doppiaggio, secondo me, che sarebbe mia figlia. Chiara Colizzi qui davanti. Allora, premio Gerardo Nicola allo straordinario Pino Colizzi e a Rita Savagnone, che non può essere qui. Io rimango un attimo con Rossella, dovevo fare una cosa anche col professore, e recupero il microfono, ma vi chiedo ancora un grandissimo applauso per Pino Colizzi.